La spiaggia più esclusiva dei bomber. Spiagge cristalline, acque limpide, locali esclusivi, hotel favolosi, tramonti incredibili e location da sogno. Sono tante le mete estive che possiamo permetterci di vedere. Solo in foto. Quelle dei calciatori in vacanza. Ma dove sono andati i calciatori quest'anno? Anche per quest'anno la meta più gettonata resta Ibiza. Tra gli altri c'erano infatti De Paul, Dybala, Luis Alberto, Correa e Lucas Leiva. Pensate, molti di questi calciatori vanno a Ibiza tutti gli anni perché, tutto sommato, non si spende tanto e si trovano bene. Ibiza per i calciatori è tipo per noi Diano Marina. I più fotografati a Ibiza sono stati comunque la coppia più sobria dell'estate, Theo Hernandez e Zoe Cristofori. E dalle foto si nota chiaramente come quella di Zoe sia stata la miglior marcatura che il terzino sinistro del Milan abbia ricevuto quest'anno. I bomber invadono Formentera, come l'ormai ex Alessandro Matri in compagnia della splendida Federica Narge e della sua famiglia. Ora che ha smesso col calcio, può finalmente festeggiare a Formentera. Ciruzzo Mertens ha alternato il mare della sua Napoli alle escursioni in moto con la sua bella, in qualche splendido residence da mille e una notte nel centro della Francia. Scelta diversa per i fenomeni Ibra e Cristiano Ronaldo, che possono permettersi una casa galleggiante e che giustamente in tempi di Covid hanno preferito trascorrere le vacanze sui loro lussuosissimi yacht. Ci manca solo leggere l'hashtag «Restate sui vostri yacht» sotto i loro post. Ha optato per le Maldive il sergente Milinkovic Savic. Il suo scatto Instagram mentre beve nel fondo di una piscina per evitare contatti con la gente al bar dell'hotel, ha fatto il giro del web. Ma la località più esclusiva per i calciatori è senza dubbio la Pig Beach delle Bahamas. Delfini, balene, squali o razze. Se amate nuotare al mare in compagnia degli animali, non avete che l'imbarazzo della scelta. Probabilmente però nessuno di voi ha mai nuotato con i maiali, a meno che non sia andato in vacanza alle Bahamas e sia andato a prendere il sole sulla Pig Beach, tra le spiagge più bizzarre al mondo. Ora chiudete gli occhi e pensate alla bellezza di avvicinare una conchiglia all'orecchio e sentire il rumore di un grugnito. Qui i visitatori sbarcano a frotte ogni giorno per fare il bagno in compagnia dei buffi e simpatici mammiferi. E i visitatori più incuriositi da questo luogo incantevole sono proprio i giocatori. Mertens, De Ligt, Piontek, Suso, Kane, Spinazzola, Rooney e Figo sono solo alcuni dei calciatori passati di qui. A volte si sdraiano accanto agli animali a prendere il sole, altre prendono in braccio i cuccioli. E i maiali, dal canto loro, non sembrano essere infastiditi. Anzi, alcuni sembrano quasi sorridere davanti al telefonino in attesa di un selfie. Anche perché, parliamoci chiaro, questi di Pig Beach non sono gli stessi maiali che si rotolano nel fango nelle fattorie o negli agriturismi, I maialini alle Bahamas sono più social dei Ferragnez. Probabilmente se la tirano pure. Ogni tanto si mettono gli occhiali da sole e si fanno i selfie a bocca di gallina da mettere su Instagram con i vari hashtag. Addio fango, noi rotoliamo il sole, ciao poveri. Capito? Ormai addio gattini. Ora per fare big like su Instagram bisogna andare alle Bahamas e fotografarsi con l'hashtag Pig Beach. Come vuole ogni tendenza social che si rispetti.